Io ci tenevo moltissimo ad essere presente oggi qui per due motivi fondamentali. Il primo è che è la giornata internazionale della donna. La donna va celebrata e quindi festeggiamo tutti i valori e le conquiste che negli anni con molta difficoltà abbiamo ottenuto in quanto donne. E noi tutti ogni giorno dobbiamo ricordare che la parità di genere deve essere alla base nella nostra società. Solo in quel modo potremo creare un futuro migliore per i nostri figli, per le generazioni che verranno. E in secondo luogo io ci tenevo ad essere qui per l'argomento della prevenzione, che è un argomento che ho anche affrontato durante i giorni di preparazione della finale a Salso Maggiore di Miss Italia, sia con le altre ragazze finaliste ma anche con la patron Patrizia Merigliani. Abbiamo parlato di prevenzione perché molto spesso è un argomento un po' tabù, che ci fa paura, perché noi stessi siamo i primi ad essere magari un po' pigri, oppure viviamo una vita talmente frenetica, abbiamo così tanti impegni che la teniamo lontana da noi, oppure abbiamo paura proprio di scoprire un male che potrebbe cambiare radicalmente la nostra vita, e invece dobbiamo affidarci agli esperti, ai macchinari, ai medici, a tutti coloro che lavorano in campo medico e sanitario per conoscere meglio il nostro corpo, esaminarlo, analizzarlo e andare a scoprire anche qualcosa che possiamo prendere in tempo. Quindi prevenire è sempre meglio che curare. Io ho due sorelle minori, siamo tre figli in 4 anni, 3 figlie femmine, una moglie, un'ex moglie e 2 suocere, perché le suocere sono per la vita, e quindi ho avuto, mio malgrado, è un osservatorio privilegiato del mondo femminile, e devo dire con un certo orgoglio che a 60 anni ancora non ho capito molto, però quello che ho capito è l'importanza, la tenacia e aver vicino delle donne sicuramente aiutano gli uomini. Allora noi dobbiamo sempre rispettarle, sempre in qualche modo valorizzarle sempre di più, perché, ripeto, rispettano i maschi, lo dico davvero per esperienza, hanno dei valori aggiunti che vogliamo valorizzare. La sanità ha il 70% di personale femminile, quindi a maggior ragione oggi accendiamo queste luci rosa per dare un messaggio, e per tanto un messaggio contro la violenza sulle donne, un messaggio per le pari opportunità, e questo mi pare sia scontato, ma proprio anche un messaggio di rapporti, di cortesia, di gentilezza verso di loro.